ragazzi, ma che state facendo qua fuori? Salite a bordo perché oggi dobbiamo scoprire un nuovo smartphone insieme. Quindi venite qua che vi porto da una parte. Adesso vi starete chiedendo, ma dove vi sto portando? Preparatevi perché stiamo per andare in una location molto particolare, perché lo smartphone che sto per farvi vedere oggi ha una fotocamera assurda creata appositamente per i ritratti. Vedrete che roba spaventosa. Quindi andiamo in una location molto fotogenica dove proveremo bene queste fotocamere. PS, c'è anche una fotocamera con uno zoom 120x, davvero spaventoso. Ok, abbiamo raggiunto la nostra favolosa destinazione, il nostro Realme 12 Pro Plus 5G è già qui ad attenderci, quindi ragazzuoli preparatevi perché siamo venuti qua per fare degli scatti da paura e mettere alla prova la fotocamera di questo nuovo smartphone che, signore e signori, dovrebbe essere in grado davvero di fare dei ritratti da paura. E che altro dire, cominciamo con l'unboxing e vediamo cosa sa fare. Allora, cominciamo il nostro unboxing, preparatevi perché sto smartphone è veramente qualcosa di stupendo. Vi dico solamente che il telefono è forgiato con un'ecopelle vegana e ha un design veramente molto particolare. Pronti a vederlo? Aspettate però, prima di tutto lasciate un bel mi piace a questo video se il telefono di oggi vi piace, se vorreste altre recensioni, un commento scrivendomi che cosa ne pensate delle foto, non appena le vedrete tra poco, e preparatevi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e guardiamo questo design. Preparatevi, guardate qua che spettacolo, lo sbustiamo e ecco a voi il nuovo Realme 12 Pro Plus 5G. Come vi anticipavo prima, qui abbiamo un design in ecopelle vegana, un design pregiatissimo che pensate è ispirato all'orologeria di lusso. Infatti guardate qua com'è contornata la nostra fotocamera, sprizza davvero lusso da tutti i pori. Bellissimo anche questa sorta di zip che troviamo qui al centro, gli danno un look veramente di qualità. Ma prima di vedere lo smartphone nel dettaglio, vediamo un po' cos'altro c'è nella scatola, perché qui troviamo anche un bel caricatore da 67 watt di potenza, quindi bello rapido. Qui abbiamo anche il cavo, non può mancare nemmeno all'interno di questa scatolina qui una bella custodia protettiva trasparente, oltre che i classici manuali di istruzioni. Inoltre una pellicola protettiva è già installata sullo schermo del telefono, telefono che è il momento di andare a scoprire insieme. Potrei iniziare a parlarvi del suo display, della batteria e di tante altre cose, però io voglio testare subito questa tripla fotocamera con sensore periscopico da 64 megapixel creato appositamente per dei ritratti da paura. Quindi partiamo subito. Vedere un po' di ritratti che abbiamo fatto. Guardate qui che carino questo, ma anche quest'altro qui. Questi sono stati scattati con l'1x. La fotocamera che però mi ha stupito di più è stata quella 3x, perché guardate qua che roba, che ritratto che è venuto fuori, è veramente impressionante, cioè riesce a prendere dei dettagli del viso che sembrano quasi di una macchina fotografica. Con le giuste condizioni di luce il risultato è veramente wow. Allora, voi non mi vedete, ma io sono esattamente dall'altro lato del colonnato, lontanissimo, e quindi cominciamo a testare questo zoom 120x e vediamo un po' fino a dove riesce ad arrivare e con quali dettagli, perché vi assicuro che in questo momento sono veramente molto lontano dallo smartphone e proviamo a scattare anche una foto a distanza. Allora, quando ho preso il telefono tra le mani pensavo che il mio videomaker non avesse scattato le foto, perché mi sembrava assurdo che fosse un mezzo busto da questa distanza veramente assurda, cioè parliamo di più di 100 metri. Questo è il risultato, lo zoom 120x. Ovviamente da una distanza del genere è naturale che la foto sia sgranata, però è impressionante che comunque, nonostante questa distanza immensa, abbia sti dettagli. Wow! Altra funzione degna di nota è la modalità strada. Guardate qua che figata, perché toccando me il telefono va in automatico a zoomare su di me. È davvero una cosa che può essere molto utile per fare i nostri scatti al volo. E adesso che abbiamo concluso il discorso della fotocamera, sono curioso di sapere la vostra. Lasciate un commento. Ora però voglio mostrarvi anche lo schermo di questo smartphone. Schermo curvo con un'altissima risoluzione, 120 Hz di fluidità. Devo dire che mi piace davvero molto, è ottimo sia per giocare, guardare video, foto, e nonostante siamo sotto la luce del sole ha anche un'ottima luminosità. Allora vi faccio
faccio vedere un po' di caratteristiche interessanti su questo dispositivo. 512 GB di memoria, quindi una bella memoriozza. Snapdragon 7S Gen 2, dopo ci facciamo una partita, vi faccio vedere. 5000 mAh di batteria con carica rapida dall'1 al 50% in 19 minuti. 12 GB di RAM che possono essere espansi con la RAM dinamica fino a 24 GB totali. Quindi avviamo un gioco, facciamoci una partita e vediamo un po' come si comporta. Alziamo il volume, eccoci qua. Devo dire che si sente abbastanza forte, ma più che altro è ottima la qualità dell'audio. Comunque stiamo giocando, come potete vedere, siamo in un picchiaduro e devo dire che giocare su uno schermo del genere, anche curvo peraltro, dà un effetto veramente veramente molto bello, ti permette di giocare ad una qualità veramente elevata. Comunque, come vedete, anche le prestazioni sono ottime, nonostante comunque questo sia un gioco che ha una qualità grafica davvero ottima. Che dire, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla fotocamera, in particolare quella periscopica per i ritratti. Mi è piaciuto molto il doppio speaker, la qualità del doppio speaker, così come mi è piaciuto lo schermo e il design, veramente spettacolare. Il design è qualcosa di assurdo, questa cosa olografica sulle fotocamere è wow. Ma adesso vi starete chiedendo: a che prezzo possiamo portarci a casa sto Realme 12 Pro Plus 5G? Udite udite, pensate che lo potete trovare in promo lancio dal link qua sotto nella descrizione a partire da 399,99 € e 499 € per questa versione 12 GB di RAM espandibili fino a 24 e 528 GB di memoria. A questo punto del video sono curioso quindi di sapere la vostra, lasciate un bel commento, un mi piace se le foto, il telefono o anche solo il video vi sia piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo con la prossima connessione. Ciao a tutti!